quarto video di progetto Happiness in Corea del Nord intitolato La felicità in Corea del Nord. Cosa vuol dire essere felice per un nordcoreano? Incentrato sulla seconda metà del secondo giorno di viaggio e sul terzo di Giuseppe Bertuccio D'Angelo in Corea del Nord. Il filmato inizia con l'arrivo del trio in piazza Kim Il-sung, dove Giuseppe si concentra in particolar modo sul monumento del Partito del Lavoro di Corea e sulle statue in bronzo di Kim Il-sung e Kim Jong-il e, nel contesto della presentazione di queste ultime, dice una cosa piuttosto strana. Sarò sicuramente io malizioso, ma ho avuto come la sensazione che il mazzo di fiori che sono stato obbligato a comprare sarebbe poi tornato al chioschetto del fioraio lì a fianco per poi essere rivenduto il giorno dopo ad altri turisti. Devo dire che malizioso non è esattamente l'appellativo che ti avrei affibbiato io. Non so come sei abituato tu, ma a casa mia i fiori recisi appassiscono dopo poco tempo. Non sono esattamente una cosa che può essere riciclata a piacimento. Nel video riferisce inoltre erroneamente che il Partito del Lavoro di Corea sia l'unico del paese. Con moltissimo orgoglio le guide mi hanno portato ad ammirare un enorme monumento in granito, simbolo del Partito dei Lavoratori della Corea, ossia l'unico partito presente nel paese. Ma tratteremo la questione più avanti. La vedete la signora intenta a spazzare? Ecco, quello non è il suo lavoro. Le guide mi hanno spiegato che ogni cittadino deve impiegare il proprio tempo libero per il bene e la crescita del paese. E lei stava pulendo le scalinate di domenica mattina. La pulizia degli ambienti pubblici da parte di comuni cittadini non retribuiti è una pregevole consuetudine tipica di altre società asiatiche, quali quella giapponese. Ovviamente è una cosa spontanea, non è che se la signora non si presentava in piazza la venivano a prendere a casa e la fucilavano. Finalmente le guide mi portano a visitare la metropolitana di Pyongyang, la metro più profonda del mondo. Nei successivi 4 minuti Giuseppe visita, viaggia e apprezza la metropolitana di Pyongyang, la più profonda al mondo. L'unica parte in cui mi sento di soffermarmi è questa. La prima cosa che ho notato in metro è che nessuno aveva un cellulare in mano o ascoltava musica o leggeva un giornale. Incrociavo decine di sguardi curiosi, ma più spaventati che timidi. Mi scrutavano come se fossi un alieno per loro. E io intanto mi chiedevo cosa sapessero davvero del mondo che c'è fuori. A parte che il video riprende una signora che legge il giornale, non ho capito perché sia così scandalizzato dal fatto che i nordcoreani camminino normalmente senza avere lo sguardo rivolto verso dei dannati schermi. Personalmente io e la mia famiglia insultiamo quelli che camminano per strada con il cellulare senza stare attenti dove mettono i piedi e a cosa ci sia davanti loro. In ogni caso, direi che è piuttosto normale che in un paese abitato quasi esclusivamente da coreani la vista di un italiano possa attirare l'attenzione, in particolar modo in un periodo di bassa stagione. Poi vabbè, i suoi primi pensieri sono stati: ma perché nessuno guarda il cellulare mentre cammina? Perché sono incuriositi da un ragazzo dai tratti somatici così diversi dai loro? E chissà cosa ne sanno del mondo esterno? Mentre Jean-Claude Martini, ricordando la visita alla metropolitana di Pyongyang, ci ha detto: che sensazione impagabile entrare nella metro e renderti conto di poter tranquillamente tenere il portafoglio in tasca senza doverci guardare ogni 10 secondi. A me, corna facendo, non è finora mai capitato di essere derubato. Però non mi sento mai tranquillo al 100%. A Pyongyang, infatti, d'istinto mi venne di innalzare la vigilanza, ma poi mi sono ricordato dove ero e sono stato letteralmente pervaso dalla pace dei sensi, sensazione ovviamente mai più avuta. Eurasiatico ha invece fatto notare che la metropolitana di Roma è piena di topi. Tornati in piazza Kim Il-sung, le guide danno alcune informazioni sulle esercitazioni effettuate prima delle parate militari. How long do you practice before doing a parade? It depends. Sometimes 6 months, sometimes 3 months. Always on Saturday? No, all day long. And All day long. when do you work? They don't work. In the morning they work, in the afternoon they practice. 6 mesi di esercitazioni per 2 minuti di perfezione assoluta. A scanso di equivoci, non è che tutti i giorni 25 milioni e mezzo di nordcoreani si esercitano in piazza tutte le volte che è loro richiesto. La partecipazione alle parate non solo è volontaria, ma riguarda solo persone scelte in base ai meriti nello studio o nel lavoro. In altre parole, è un premio. How many days per week do you Successivamente, Giuseppe apprende che, mentre nel suo paese di origine ciò non è più così tanto normale, in Corea del Nord hanno 2 giorni non lavorativi e, finalmente, trova il coraggio di chiedere alle guide il perché Pyongyang non sia illuminata come Milano. Why it's so dark? Why there are not so many lights on the street? Korea is under the serious sanction. La Corea del Nord è uno dei regimi più sanzionati al mondo. Le sanzioni sono aumentate dopo l'arrivo al potere di Kim Jong-un,
che ha accelerato i programmi missilistici nucleari creando grande preoccupazione in Occidente. Queste restrizioni sembrerebbero l'unico modo per evitare la guerra, fermare il programma di sviluppi di armi vietate e imporre il rispetto dei diritti umani. Purtroppo però... E io a questo punto, la prima volta che l'ho visto, ero convinto che il purtroppo però sarebbe stato seguito da un a rimetterci sono le persone comuni. E invece... Purtroppo però la verità è che attraverso aiuti illeciti di Cina e Russia, la Nord Corea riesce facilmente ad aggirare queste sanzioni e continuare il suo armamento. Che dire, il discorso, che sembra uscito dalla bocca di un presidente degli Stati Uniti, è pura propaganda anti-nordcoreana. La Corea del Nord fabbrica armi per minacciare insensatamente il mondo, così dobbiamo sanzionarla per fermare questa sua follia. Maledette Cina e Russia che non si impegnano abbastanza. Nel video risposta a Novalexio ho fatto un elenco sintetico degli eventi che hanno portato il paese ad adottare un proprio programma nucleare e dare la priorità allo sviluppo missilistico e di altri armamenti pesanti. La realtà è che gli Stati Uniti e la Corea del Sud, da prima della guerra di Corea a questa parte, hanno minacciato continuamente di invadere il nord. Vediamo alcuni esempi. Negli anni 40 sia Syngman Rhee che diversi personaggi della leadership statunitense hanno più volte annunciato l'intenzione di invadere il nord, mentre diversi reparti dell'esercito sudcoreano hanno dato vita a invasioni e scontri nelle città di confine nordcoreane. Nel 1950 la Corea del Sud ha dato inizio alla guerra di Corea, portandosi dietro gli Stati Uniti e altri 15 paesi sotto la bandiera dell'ONU. Il risultato fu il conflitto più devastante della storia dell'umanità. Alla fine della guerra di Corea e in seguito alla firma dell'armistizio, gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno costantemente rifiutato le proposte di pace della RPDC. Fino alla sua deposizione nel 1960, Syngman Rhee ha continuato a parlare apertamente di una futura nuova marcia sul nord. Già nel 1954, un anno dopo la fine del conflitto aperto, il presidente sudcoreano aveva perfino chiesto agli Stati Uniti di sganciare una bomba all'idrogeno contro la RPDC. Dal 1958 gli Stati Uniti dislocarono in Corea del Sud fino a 950 testate nucleari, 150 già nel primo anno. Nonostante il presunto smantellamento di tali armamenti nel 1991, recentemente gli Stati Uniti hanno ammesso di averne ancora diverse dislocate nella penisola. Per tutti gli anni 60, in particolar modo tra il 1966 e il 1968, gli Stati Uniti diedero vita a migliaia di scontri e piccole invasioni sul confine intercoreano, che ricordavano quelli attuati da Corea del Sud negli anni 40, prima dello scoppio della guerra di Corea. Negli scontri rimasero uccisi 397 nordcoreani. Nello stesso periodo l'invasione da Corea del Nord fu presa in considerazione come mezzo per rallentare la produzione di armi nucleari da parte della Cina. Nel 1968, in seguito al sequestro della nave spia statunitense Pueblo, gli Stati Uniti organizzarono due importanti esercitazioni militari marittime e aeree tra la Corea del Sud e il Giappone, l'operazione Combat Fox e l'operazione Formation Star. In quell'occasione il presidente Lyndon Johnson prese seriamente in considerazione l'attacco nucleare contro la Corea del Nord. Nel 1969, in seguito all'abbattimento di un aereo spia statunitense, l'ubriaco presidente Richard Nixon ordinò un attacco nucleare contro la RPDC, scongiurato solo dall'invito di Henry Kissinger di attendere che i fumi dell'alcol si dissipassero prima di procedere. Tra il 1974 e il 1994, gli Stati Uniti guidarono in Corea del Sud le operazioni militari congiunte annuali Team Spirit, nel corso delle quali si simulava anche l'invasione di un paese, presumibilmente la Corea del Nord. Nel 1976, in seguito all'incidente che portò alla morte di due militari statunitensi intenti ad abbattere un albero, il presidente Gerald Ford, senza avvertire i nordcoreani, schierò nella zona di sicurezza 813 soldati statunitensi e sudcoreani armati di artiglieria pesante e perfino dei bombardieri nucleari mobilitati da Guam. Negli anni 80, le forze delle operazioni militari congiunte USA-Corea del Sud e Team Spirit furono raddoppiate e gli Stati Uniti stabilirono che, in caso di guerra, avrebbero sicuramente dato vita ad attacchi nucleari, anche se fossero stati loro stessi gli aggressori. All'inizio degli anni 90, buona parte dei media e della leadership statunitensi chiesero all'unisono di eseguire sulla Corea del Nord un trattamento in stile Iraq e parte dell'arsenale nucleare strategico americano precedentemente mirato all'Unione Sovietica fu diretto contro la Corea del Nord. Nel 1991, il ministro della difesa sudcoreano Lee Jong-kwo minaccia un attacco all'impianto nucleare civile di Yongbyon, cosa richiesta anche al governo statunitense dal Chicago Tribune e da altri media politici. Nel 1993 il direttore della CIA Robert James Woosley Jr. testimoniò che la Corea del Nord era la nostra più grave preoccupazione attuale, indicando che, come l'Iraq prima, la RPDC sarebbe stata probabilmente prossima a cadere nel mirino degli Stati Uniti.
Lo stesso anno ricominciarono le operazioni militari congiunte Team Spirit, le prime dal crollo dell'Unione Sovietica. Erano infatti state annullate nel 1992. Nel 1994 il presidente Bill Clinton prese seriamente in considerazione l'avvio del piano operativo 5027, che avrebbe visto missili da crociera e caccia stealth F-117 attaccare l'impianto nucleare civile di Yongbyon. Nel 1997 le operazioni militari congiunte Team Spirit, interrotte nel 1994 nell'ottica del nuovo periodo di dialogo tra l'amministrazione Clinton e la RPDC, furono ripristinate con il nuovo nome di Fog Eagle, che dal 2001 furono accompagnate dalle simili K-Resolve. Nel 2002 George W. Bush definì Iraq, Iran e Corea del Nord membri dell'asse del male, invadendo il primo circa un anno dopo. Da allora i membri dell'amministrazione Bush minacciarono continuamente la RPDC di un cambio di regime e di un attacco militare preventivo, anche nucleare. Nel 2003 l'amministrazione Bush Junior redasse il piano operativo 5030, atto alla provocazione della RPDC, nel contesto del quale gli Stati Uniti effettuarono voli militari molto vicini allo spazio aereo nordcoreano e organizzarono frequenti esercitazioni a sorpresa in Corea del Sud per esacerbare il nemico. Nel 2009, in seguito all'apparente peggioramento della salute di Kim Jong-il, il think tank di politica estera Council for Foreign Relations, che gode di un'enorme influenza sul governo statunitense, pubblicò un rapporto in cui si suggeriva di inviare 460.000 soldati per occupare la RPDC in seguito alla morte del caro leader, la quale avrebbe presumibilmente gettato il paese nel caos. Nel 2014 la casa di produzione Sony Corporation produsse il film comico The Interview, considerato osceno e offensivo anche dai sudcoreani, la cui trama era incentrata sul piano di assassinio, andato a buon fine, di Kim Jong-un, messo in piedi dalla CIA servendosi di due giornalisti. La RPDC accusò il governo degli Stati Uniti di essere dietro la pellicola e, in seguito, fu rivelato che essa fu prodotta con la consulenza del Dipartimento di Stato e di almeno un uomo della CIA. Nel 2016 la leadership statunitense riprese a prendere in considerazione l'invasione della Corea del Nord e il presidente Obama fu molto vicino all'ordinare l'attacco degli impianti nucleari del paese. Nel 2017, quando il presidente Donald Trump diede vita a un'imponente campagna di minaccia ai danni della RPDC, buona parte della sua amministrazione, nella quale sembrava essere il membro più pacifico, del congresso, dei vertici dell'esercito e degli analisti politici più influenti, gli fecero pressioni affinché attaccasse militarmente la Corea del Nord, anche a costo di dare vita al massacro delle popolazioni sudcoreane e giapponese. Quando il segretario di Stato Rex Tillerson, l'unico all'interno dell'amministrazione, oltre forse a Trump, a non sembrare un accanito sostenitore della risoluzione militare, propose il dialogo a Pyongyang, Washington ritirò la sua dichiarazione nel giro di 24 ore. Solo il lancio del missile intercontinentale nordcoreano Hwasong-15 e l'apparente tentennamento di Trump scongiurarono un attacco preventivo contro la Corea del Nord. Lo stesso anno gli Stati Uniti iniziarono a schierare in Corea, come annunciato sin dal 2013, il sistema antimissile THAAD, considerato una minaccia non solo da Corea del Nord, ma anche da Cina e Russia. Dopo l'interruzione delle operazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti e Fog Eagle che K-Resolve nel 2018, come parte degli accordi presi in seguito agli incontri tra Kim Jong-un, Donald Trump e Moon Jae-in, nel 2019 queste furono ripristinate con il nome di Dongmyng. Di fronte a questa mole di fatti, mi chiedo chi sia vittima di una esagerata propaganda tra i cittadini nordcoreani e gli autori del video. Come ha sintetizzato un dirigente della fattoria collettiva di Migok? A.B. Abrams ha messo in luce i doppi standard delle Nazioni Unite e delle loro sanzioni contro la Corea del Nord. Il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite è stato citato come pretesto per le sanzioni, che obbligavano il Consiglio a determinare l'esistenza di qualsiasi minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione, e agire per ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Questo era fondamentale per lo scopo per cui è stata fondata l'ONU, impedire agli stati membri di attaccarsi a vicenda e quindi evitare la guerra. Mentre vi erano poche possibilità che il programma nucleare coreano desse inizio a una guerra, le Nazioni Unite non erano riuscite a impedire agli Stati Uniti di avviare molteplici invasioni non provocate e illegali dal Guatemala ai Panama all'Iraq.
L'incapacità del Consiglio di farlo mentre sanzionava la Corea del Nord, nonostante il fatto che Pyongyang non avesse violato il diritto internazionale consuetudinario, la Carta delle Nazioni Unite o qualsiasi dei suoi obblighi derivanti dal trattato, stabilì un pericoloso precedente di grossolano doppio standard e unilateralismo. In effetti, il perseguimento da parte della Corea del Nord di un deterrente contro l'attacco degli Stati Uniti potrebbe essere visto come il risultato diretto del fallimento delle Nazioni Unite nell'impedire agli Stati potenti di attaccare quelli più deboli, con un deterrente che sosteneva il principio fondamentale e la missione fondanti dell'organizzazione, dove il Consiglio di sicurezza non l'aveva fatto. In ogni caso, le sanzioni non sono solo mirate contro i programmi missilistico e nucleare nordcoreani, che, anche grazie alla politica di autosufficienza, non ne hanno mai risentito granché, ma contro il popolo nordcoreano. Ciò, come spiegato anche nel video risposta a Novalexio, è stato piuttosto evidente ai tempi della marcia ardua, la crisi economica e alimentare che colpì il paese dopo alcune pesanti inondazioni, l'allontanamento della Cina e la caduta dell'URSS. Secondo il dottor Konstantin Asmolov, uno dei principali esperti della Corea e ricercatore presso l'Accademia delle Scienze Russa e l'Istituto di Studi Asiatici e Africani dell'Università Statale di Mosca, in circostanze normali la comunità internazionale sarebbe intervenuta in tali catastrofi umanitarie, ma nel caso della Corea del Nord l'ideologia ha giocato di nuovo un ruolo. Molti credevano che la Corea del Nord sarebbe crollata molto presto da sola, quindi si è pensato che non fosse necessario impegnarsi molto per aiutarla. Almeno così ha agito la Corea del Sud. In primo luogo hanno annunciato con compiacimento un programma di assistenza, una piccola quantità di aiuti raccolti dalle ONG. Chiese, tuttavia, condizioni inaccettabili che sarebbero state di fatto un'ingerenza nella politica interna del paese. Quindi, quando Pyongyang rifiutò di accettare, iniziarono a fare pressioni per sanzioni economiche contro la Corea del Nord per fermare tutte le consegne di cibo. Sembra che abbiano calcolato peggio è e meglio è. Un rappresentante dei conservatori, che in seguito ricoprì un rispettabile incarico diplomatico, ha detto apertamente all'autore che, cercando di limitare il flusso di aiuti alimentari a Pyongyang, stavano conseguendo uno specifico obiettivo politico. In una crisi, le masse nordcoreane avrebbero iniziato a parlare contro il regime, che le avrebbe lasciate a se stesse, e se la barca fosse stata scossa correttamente, lo Stato comunista nel nord sarebbe crollato. Quindi la nazione, a suo avviso, si sarebbe unita prima della fine del mandato di Kim Il-sung, che sarebbe passato alla storia non solo come primo presidente civile, ma anche come distruttore della RPDC. Per quanto riguarda la funzione delle sanzioni contro la presunta mancanza di diritti umani in Corea del Nord, i rapporti sulle atrocità che si verificherebbero sono tutti infondati, basati principalmente su resoconti di disertori anonimi o bugiardi certificati, stesi da associazioni legate al governo sudcoreano e statunitense. Vi invito ad approfondire la questione visualizzando il mio video risposta a Novalexio, in particolare le parti 6, 7, 8 e 9. Mi limiterò a ricordare che il ridicolo rapporto della Commissione d'inchiesta sui diritti umani nella Repubblica Popolare Democratica di Corea, che ha successivamente portato alla risoluzione 62-167 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, passata solo grazie alla sudditanza degli Stati occidentali, americani e dell'Oceania nei confronti degli Stati Uniti, mentre persino la Corea del Sud si astenne, fu basato quasi esclusivamente sui rapporti del disertore nordcoreano Shin Dong-hyuk, oggi ritenuto universalmente un bugiardo. Anche Kim ha provato a spiegare a Giuseppe che le sanzioni non colpiscono solo il programma militare nordcoreano. Why they are just saying Korea is very closed yeah.
because of sanctions. Ha specificato che quando Kim ha detto che non ci sono banche, intendeva dire che alle esistenti banche nordcoreane, tutte sottoposte alla Banca Centrale della Repubblica Popolare Democratica di Corea, non è concesso sviluppare rapporti con quelle straniere. In ogni caso, per quanto non sia luminosa come una grande città occidentale, lo è comunque più di tanti paesi delle Marche o, in generale, dell'entroterra dell'Italia centrale e meridionale o delle periferie di qualunque città. Nel video si vede che tutti i lampioni, i semafori e le insegne, in funzione fino a luna di notte, sono illuminate, così come diverse finestre. In ogni caso, sembra che Giuseppe abbia frainteso le parole di Kim, tant'è che afferma: milioni di LED che raffiguravano le classiche scene di propaganda nordcoreana stridevano con i centinaia di palazzi senza elettricità abitati da milioni di famiglie. Non è affatto vero che nelle case non c'è elettricità. Nella conversazione sulle sanzioni, Kim intendeva dire che molti lasciano le luci spente di notte per risparmiare energia ed evitare blackout, un tempo molto frequenti, ma oggi non più segnalati da turisti e visitatori stranieri. Tutto ciò è merito di diversi stratagemmi adottati per far fronte alla crisi energetica scoppiata durante la marcia ardua e prolungata in parte fino a oggi dalle sanzioni, quali l'uso di piccoli pannelli solari, pale eoliche, grandi batterie e piccoli impianti a biogas, oltre a l'implementazione di centrali idroelettriche, geotermiche, nucleari e mareomotrici. Entrati in ristorante, Giuseppe ripropone la teoria che nelle case della gente comune l'elettricità sia completamente assente. C'è. Is this a restaurant? Yeah. Why there are washing machine? This is a shop. And then... Okay. Here is a restaurant. Do you have washing machine, fridge at home? Yeah. Yeah? Of course. Qui Kim mi risponde come se la mia domanda fosse stupida, ma quando le chiedo se anche gli operai che avevamo visto il giorno prima pulire le strade avessero tutti questi elettrodomestici, lei si limita a rispondere: forse. L'episodio del ristorante ha colpito così tanto il vlogger che lo ha ricordato anche nella diretta di dopo viaggio. E se ci avete fatto caso, nell'ultimo episodio, quando entro nel ristorante dove ceniamo, ci sono in bella vista i frigoriferi e le lavatrici. Non è un caso, perché vogliono far vedere che ne hanno, vogliono far vedere che anche loro usano gli elettrodomestici. E quindi li mettono proprio all'entrata, c'era una parete piena di frigoriferi e lavatrici. Assurdo, non aveva proprio senso. Però lei proprio in maniera disinvolta ha fatto finta niente, come se fosse normale. Non è normale. Negli altri ristoranti non c'era, però in quello sì. Prima di tutto, come si vede nel video, Cetti ha detto che quello era un negozio. A Pyongyang, infatti, ci sono alcuni locali culinari che hanno uno spazio dedicato alla compravendita, come uno mostrato in un video del singaporiano Aram Pan, che al pian terreno ospita un mini market e a quello superiore un ristorante. Certo, è un po' insolito che un locale dedicato alla vendita di elettrodomestici sia condiviso con il ristorante, e infatti, come tu stesso hai affermato, non c'era negli altri ristoranti. Se fosse tutto un trucco per far credere agli ingenui turisti che i nordcoreani abbiano le lavatrici e i frigoriferi, non si capisce perché non mettano tutti questi elettrodomestici in bella mostra in tutti i locali. Tra l'altro, questo ristorante non è nemmeno una tappa fissa, visto che Jean-Claude Martini nei suoi 6 giorni in Corea del Nord non ricorda di aver mai visto lo spazio filmato da Giuseppe. In ogni caso, benché il problema dell'autosufficienza energetica, uno degli obiettivi più importanti degli ultimi anni, non è ancora stato pienamente risolto, in ormai ogni casa nordcoreana, comprese quelle di campagna, sono presenti i principali elettrodomestici. Dopo la cena, le guide portano Giuseppe in un birrificio, ove finalmente il vlogger, che si è spesso lamentato del cibo locale, sembra gradire il prodotto. Devo ammettere però che la birra non era niente male. Thank you very much, girls. For the last night this was perfect. I didn't expect to drink beers in North Korea, but it was really really good. It was good? Yeah, thank you so much. Stiamo per visitare il Museo della Guerra. La mattina dopo, i tre si recano al Museo della Guerra per la liberazione della madrepatria, sul quale Giuseppe non ha avuto nulla da ridire sul momento, anche se poi ha lasciato in descrizione 2 video. Il primo è un riassunto cartunesco che non è nemmeno il peggio del peggio, sebbene non specifica che, prima dell'offensiva verso sud, la Corea del Nord aveva respinto una delle tante incursioni sudcoreane. Ma è troppo sintetico per i miei gusti.
mentre il secondo è un vero, proprio e palese documentario propagandistico a stelle e strisce. Solo in questi ultimi anni è stato possibile iniziare a capire quali atrocità perpetrarono veramente i leader comunisti e il loro perché. Atrocità nell'ombra, come venissero preparate ed effettuate nella faccia nascosta della Luna. Dopo la visita al museo, finalmente arriva il momento in cui il progetto Happiness compie la sua missione: chiedere a dei nordcoreani cosa sia per loro la felicità. Ora, dando un'occhiata al sito ufficiale di Progetto Happiness, ho notato che spesso a questa domanda gli interlocutori rispondono in maniera più o meno individualista, puntando soprattutto sull'autorealizzazione. Porto come esempio il caso di Fabio Rovazzi. Cos'è per te la felicità? Cosa vuol dire per te essere felici? Avere uno scopo nella vita, nel senso avere una passione, qualcosa da inseguire, da costruire, da seguire, è quello che mi rende felice. Se io non avessi uno scopo, non avessi niente da fare, non sarei felice. Il mio scopo è fare questo, per dire oggi è questo, domani sarà altro, chissà, non lo so. Ora, non è che ho scelto il video di Rovazzi perché abbia dato una risposta chissà quanto grave o perché lo abbia particolarmente in odio, non lo conosco così bene, ma a occhio mi stava più simpatico di Fedez e J-Ax. Ha dato una risposta piuttosto classica per un occidentale, che tutto sommato potrebbe anche essere estremamente positiva. Magari in futuro il suo scopo sarà aiutare il genere umano diffondendo il kim jong-ilismo nel mondo. Tuttavia, direi che non c'è paragone con quanto detto dalle signorine Kim e dall'autista. What is happiness for you? Well, I think the happiness I think giving and receiving love is the happiness, I think. Che? Happiness. I think to get happiness is very easy, but most important thing is to prolong this happiness forever. Yeah. How? So they must try hard each other to help to think about him or her, and yeah, they should try at the every moment. Yeah. To give more. To give more. Yeah. What about the driver? He says to make wife and child happy is his happiness. Per tutti e tre la felicità deriva da azioni altruistiche. L'autista prova felicità nel rendere felice la sua famiglia, Kim nel ricevere ma allo stesso tempo dare amore, e Che ha praticamente affermato che bisogna amare il prossimo come se stessi, perché sono questi i valori infusi dal socialismo coreano. L'amore verso il popolo, visto come una grande famiglia, milioni di fratelli guidati dagli amati padri e dirigenti. Valori che nella nostra decadente, edonista, individualista, amorale e perversa società globalizzata occidentale sono andati perduti. Frasi profonde come quella di Che da noi sarebbero applaudite in pubblico, ma considerate vuota retorica. Il quarto video finisce con una fastidiosissima riflessione finale di Giuseppe, che per ora vi risparmio.